Luigi Mancini, direttore generale del settore femminile, si chiude un anno con il Lumezzane al terzo posto in classifica, 6 punti da recuperare dalla capolista Bologna. Sì, si chiude un anno importante per noi perché stiamo facendo un campionato nazionale e siamo alla ribalta, diciamo così, di questa categoria, siamo in prima fila. E ci sono avversari importanti, è un campionato che si sta qualificando, in queste settimane ci sono squadre che hanno cambiato la loro fisionomia con inserimenti importanti e squadre blasonate con la squadra in Serie B maschile o in Serie A o in Serie C, e noi stiamo ritagliandoci il nostro spazio. Abbiamo fatto un paio di inserimenti che non eravamo riusciti a fare con il mercato tardivo, diciamo così, vista come è andata l'estate a luglio ad agosto, e stiamo attenti, diciamo così, in maniera tale da essere pronti per la rincorsa. Noi crediamo che il campionato non sia finito e non molleremo fino alla fine, partita dopo partita. Qui non si tratta di fare programmi, qui bisogna giocare partita per partita, e come noi abbiamo inciampato, può darsi che inciampino anche gli altri. Uno sguardo al 2023, quale può essere la tappa decisiva o le tappe decisive? Ma è difficile dirlo, perché la tappa decisiva è ovviamente gli scontri diretti. Noi ne abbiamo uno alla quinta giornata, quello più importante, col Bologna, però è altrettanto vero che per tutti noi, per il Bologna, per il Merano, che sono le due squadre davanti a noi, fare un passo falso, anche un solo pareggio prima, diventa importante e diventa problematico.